Si è discusso di patologie cardiovascolari in un convegno dedicato appunto al tema della salute del cuore che si è svolto a Trani. I dati emersi fanno sì che la provincia BAT sia in fondo alla classifica per tasso di mortalità da infarto. Francesco Rossi. I problemi cardiologici sono quelli che provocano il maggior numero di morti in Europa, ma non nella BAT. Questo è merito anche del vostro lavoro. Sì, è vero, Sole 24 Ore ha pubblicato una classifica e noi siamo al quinto posto in Italia come più basso indice di mortalità dopo infarto. Questo è un risultato eccellente che deve soprattutto alla squadra di colleghi emodinamisti che lavorano in questa unità operativa, ma non dimentichiamo gli infermieri, i tecnici di radiologia che collaborano con loro nelle urgenze. Ma tutto questo è stato possibile raggiungere grazie ad una squadra efficiente fatta dai cardiologi, ma soprattutto dai medici del pronto soccorso e dalla rete del 118 che, devo dire ad alta voce, in Italia funziona benissimo. Quanto incidono su questa patologia gli stili di vita? Lo stile di vita è importantissimo, non possiamo parlare di prevenzione secondaria senza aver fatto un'ottima prevenzione primaria. Se non cambiamo lo stile di vita, se non riduciamo la pressione arteriosa, non riduciamo il colesterolo, la prevenzione secondaria non serve a nulla. Direttore, i buoni risultati del lavoro fatto anche dalla ASL BAT hanno portato la riduzione del numero dei decessi dopo l'infarto ai minimi storici e al quintultimo posto in Italia, quindi un risultato straordinario. Risultato straordinario perché diciamo, l'unità operativa di cardiologia di Andria ha un estremo come dire, dinamismo nel migliorarsi sempre di più in vari ambiti. Per quanto riguarda l'infarto, abbiamo raggiunto infatti questi risultati, come dire, molto brillanti che ci fanno onore e nello stesso tempo ci stiamo spingendo in altre direzioni come quella dell'ablazione delle aritmie cardiache, che è una cosa che in Puglia, di cui in Puglia c'è un grande fabbisogno. Quindi stiamo andando anche in questa direzione, abbiamo iniziato a gennaio con questa nuova procedura nel nostro laboratorio di elettrofisiologia e quindi anche questo in parallelo con come dire, la cura e il trattamento del infarto miocardico acuto che è iniziato già nel 2009 nella nostra unità operativa, adesso ci stiamo spingendo verso nuovi orizzonti per nuovi traguardi e coprire nuovi fabbisogni, nuove necessità che ha proprio tutta la regione Puglia.